Ciao a tutti, Ciao. vediamo un circuito oggi di mobilità e allungamento usando una banda elastica Sì. e quindi ci posizioniamo a terra con la schiena a terra e il cingolo del bacino e delle scapole ben appoggiati a terra e andiamo ad agganciare con la banda elastica uno dei due piedi, quindi stendiamo la gamba del piede che abbiamo agganciato con la banda verso l'alto e formando possibilmente un angolo retto, più possibile retto, andiamo ad allungare la catena posteriore. Poi facciamo cambio, come si vede nel filmato, Quanto tieni? Circa 30 ma secondi? andiamo sui 30 Ah, ok. secondi, almeno partiamo dai 30 secondi, poi se vogliamo farlo un pochino di più possiamo farlo tranquillamente. E è un buon modo per fare un allungamento se non abbiamo a disposizione, ad esempio, una parete o comunque vogliamo farlo all'aperto, ad esempio, come in questo caso. Lo facciamo con le due gambe in maniera alternata e poi lo facciamo con le due gambe insieme, apprezzando anche proprio la differenza, no? Tra le tensioni che possiamo percepire con la destra, le tensioni che possiamo percepire con la sinistra, quindi magari indugiando un pochino di più dal lato dove ci sentiamo un pochino più tesi. Anche perché prima, mentre una gamba era in allungamento con l'elastico, l'altra la tenevi piegata, quindi Esattamente, esattamente. ok. Ecco, in questo caso poi andiamo a mantenere l'aggancio con un piede soltanto e andiamo a fare delle rotazioni dell'articolazione coxofemorale, sempre in aria, diciamo, mantenendo invece l'altra gamba appoggiata a terra. Ecco, in questo modo, facendo. Piegata e da un lato la stai tenendo, il Sì, la sto ginocchio tenendo da è un in lato apertura. e andiamo a fare prima delle rotazioni in senso orario e poi in senso antiorario. Prima una gamba e poi l'altra. Facciamo questa alternanza. Ecco qua, questi movimenti siamo sempre sui 30 secondi da una parte, Sì, 30 possiamo secondi dall'altra, contare siamo su 1 minuto di lavoro per gamba, poi più o meno, no? più o meno sì, possiamo anche, se preferiamo, possiamo anche considerare magari 3 o 4 cicli respiratori completi, Ah, ok, quindi lavorando anche con la respirazione. considerando una Benissimo. respirazione completa, Perfetto. 3 o 4, 5 al massimo, ecco. Sempre badando a un buon appoggio della schiena al pavimento, comunque alla superficie terrestre. Adesso qua praticamente concludi mantenendo questa posizione distesa In in allungamento, allungamento, e quindi ok, in mantenendo un apertura. allungamento in particolare degli adduttori dell'anca. Ok, anche qua siamo intorno ai 30 secondi Direi di sì. di mantenimento, quindi uno stretching finale della routine che vai a tenere. Esattamente, è chiaro che la partenza è sempre 30 secondi, poi possiamo anche decidere di aumentare un pochino questo tempo, soprattutto in relazione a quanto sentiamo, no? Di essere tesi. Dalla parte dove sentiamo maggior tensione possiamo decidere di aumentare, Ok, oppure ripetere la routine oppure eventualmente. ripetere la routine, esattamente. Benissimo. Adesso sei ancora qualche istante qua e poi ritorni alla posizione di partenza. Di partenza. Benissimo. Vediamo una routine per detensionare un pochino i muscoli del collo, della base del collo e della spalla. Ci aiutiamo con un elastico in questo caso, quindi forse è la prima volta che facciamo un esercizio del genere, o forse abbiamo fatto già qualcosa con le Sì. loop bands, forse. Però qua Ok. utilizziamo una banda. Allora, la banda ci serve fondamentalmente come punto per riuscire a deprimere bene la spalla della zona che, diciamo, del lato che ci interessa detensionare. E quindi la andiamo a posizionare sotto le ginocchia, sotto i piedi se stiamo in piedi e creiamo una tensione per abbassare bene la spalla. E poi andiamo a inclinare in senso controlaterale.
il capo, tenendoci con l'altra mano proprio la testa. Piano piano, sempre, magari avendo fatto un 3 cicli respiratori completi, andiamo invece a ruotare la testa nel verso della spalla che stiamo, diciamo, deprimendo. Puntando lo zigomo verso il cielo. In questo video siamo all'aperto, quindi siamo verso il cielo. Se fossimo al chiuso sarebbe verso il soffitto e rimaniamo anche qui più o meno 3 cicli respiratori completi, respirando in maniera abbastanza lenta, ecco. Il terzo esercizio di questa routine prevede invece che andiamo a ruotare il capo in senso controlaterale rispetto alla spalla depressa e a inclinare verso il basso questa volta, quindi a puntare il naso, potremmo dire lo sguardo verso il basso, tenendo sempre la mano sul capo per aiutare questo allungamento. Poi naturalmente una volta svolto da un lato si fa il cambio e si va a lavorare Dall'altra dall'altra parte. parte. Qua adesso tu fai anche un minimo di automassaggio proprio per andare a recuperare, a alleggerire un attimino la zona. Esatto. Vediamo ora una piccola routine di esercizi per diciamo migliorare l'allungamento, quindi della parte centrale, centro-alta della schiena. Esatto, lavoriamo più che altro per prevenire le contratture a livello proprio di qui dalla parte alta della schiena. Allora, in questa Sì. posizione mi metto in ginocchio, ma si può fare anche in piedi. Con il supporto dell'elastico aggancio un braccio e con l'altro tengo l'elastico e vado ad inclinare il busto lateralmente. Qui abbiamo avuto un allungamento del grande dorsale in particolare. Poi c'è questo passaggio, braccio dietro. Braccio dietro e qui riusciamo ad allungare prevalentemente il muscolo trapezio. E teniamo entrambe le posizioni, sia quella che quella precedente, per almeno 3 cicli respiratori completi, Sì, almeno, diciamo, inizialmente proprio da. diciamo partiamo dai 3 cicli respiratori, sì. Quindi sono circa 20 secondi più o meno, poi. Sì. E questo può essere un buon esercizio, soprattutto per chi usa tanto questa parte alta, chi sta tanto al computer, chi sta tanto seduto. Ecco che è una cosa che di questi tempi sono molte le persone, che si occupano di attività che appunto prevedono l'utilizzo del PC. Qui vediamo il cambio, di lato e possiamo anche cercare nel fare questo di apprezzare, cioè di notare la differenza tra una parte e l'altra, quindi destra e sinistra. E quindi provare a vedere come possiamo eventualmente stare nei 3 cicli respiratori completi da una parte, magari 4-5 dall'altra parte, proprio perché c'è questa differenza. E allora c'è una parte che magari ha più bisogno di allungamento dell'altra. Qui vediamo il cambio, che facciamo in maniera con attenzione, insomma, con una certa attenzione. Può sembrare banale, ma in presenza di forti contratture diventa faticoso un lavoro del genere. Proprio per Esatto. quello è importante iniziare con tempistiche limitate, giusto per provare, insomma, non provare eccessiva fatica, mai dolore, Esatto, chiaramente. si deve stare all'interno di un limite morbido, diciamo così. E l'elastico ci dà una mano proprio a tenere bene tirata la parte che ci interessa decontrarre. Adesso vai a concludere la routine con questo passaggio in circonduzione delle spalle. Esatto, afferrando l'elastico da dietro la schiena, e facciamo bene attenzione a fare una circonduzione più possibile completa. E quindi a dare una bella rotondità a questo movimento. E vediamo come le scapole riescono a In scioltezza. sgranarsi.